benvenuti qui sul mio e nostro canale YouTube. Ci ritroviamo di nuovo per commentare il passo del Vangelo del giorno in chiave esoterica. Oggi 4 settembre 2024, all'inizio di questo nuovo mese, che è il nono mese, e come sapete nell'arco dei 12 mesi dell'anno, ogni mese corrisponde ai primi 12 giorni dell'anno. Ho fatto proprio qui sul mio canale, mio e nostro canale YouTube, un video apposito dove spiego a livello energetico esoterico il significato dei primi 12 giorni dell'anno collegati proprio ai primi 12 mesi dell'anno. E quindi oggi è come se fossimo al nono giorno del gennaio di quest'anno, che quindi coincide col nono mese di quest'anno. Andatelo a rivedere, poi magari lo riproporrò anche in una chiave più ampliata e dettagliata all'inizio del nuovo anno che ci attende, il 2025, che sarà un anno ancora più spinto e ancora più improntato a portare bellezza e ricchezza nel mondo. Approfitto di questo per dirvi che voi fate parte della missione che io sto portando avanti con questo canale, che è un canale sempre più bello, devo dire, sempre più ricco, impegnativo, perché è ovvio che registrare questi contenuti, montarli, richiede delle ore di lavoro ciascun video, ma è parte integrante ovviamente della mia missione e devo dire che mi provoca gioia ogni volta che io registro questi video, nonostante richiedano del tempo, come vi dicevo poc'anzi, ma producono in me una forte gioia, sono per me fonte di gioia. Questo vorrei che fosse anche uno stimolo per voi. Perché? Perché tutto ciò che è fonte di gioia, non di felicità e di serenità, ma di gioia, significa che risuona con la vostra anima. Quindi se volete capire quando un'attività fa per voi, una relazione fa per voi, un rapporto, anche un libro, è idoneo in quel momento, con la vostra anima, cioè risuona con la vostra anima, dovete chiedervi: provo gioia o no? Perché se non sentite la stanchezza, per quanta gioia producete nel fare quell'attività, nello stare in quella relazione, eccetera, allora significa che in quel momento è la strada più idonea alla vostra risonanza energetica. E quindi vi dicevo, siccome voi siete partecipanti, non solo ascoltatori, ma partecipanti e compartecipanti di questa missione che sto svolgendo da quasi un anno, il canale anzi ha fatto un anno ad agosto praticamente, è aperto da un anno, è importante mettere like se lo ritenete necessario, cioè se volete dare sicuramente un contributo a un video, un modo di mettere un like, così come se volete ricevere le notifiche su ogni video che esce, iscrivervi al canale. Quindi in questo modo collaborate, è uno dei tanti modi con cui potete collaborare a questa missione, a questo anche progetto esistenziale, e quindi attraverso questo canale. Oggi commentiamo Luca, capo quarto, versetti 38-44. Il capo 4 di Luca è pieno di eventi meravigliosi, spirituali, profondi. Pensate che il capo 4 di Luca, parliamo del digiuno e della tentazione di Gesù, parliamo di Gesù in Galilea che comincia la predicazione come previsto. Predica, e Gesù che predica nella sinagoga di Nazaret, l'ostilità degli abitanti di Nazaret, il Gesù a Cafarnao, il Gesù che aiuta una donna a liberarsi da un indemoniato, e poi, quindi vedete, è un capitolo, quello quarto di Luca, molto molto ricco, fino ad arrivare poi ai nostri versetti che vanno dal 38 al 44, dove parliamo di Gesù, del Maestro Gesù Cristo, che risana la suocera di Pietro, ma anche vari altri malati, di cui spesso non si indica il nome, magari vi spiegherò tra poco perché, e Gesù che lascia Cafarnao per andare a predicare nelle altre città. Quindi oggi vedremo questi due passi del Vangelo di Luca. Gesù che risana
badate bene la parola risana, cioè fa tornare sana la suocera di Pietro, ma anche vari altri malati senza nome, e Gesù che lascia Cafarnao per andare a predicare nelle altre città. E quindi la chiave della predicazione, l'importanza della predicazione, che è ciò che anche noi dovremmo ricordarci di fare. E ora vediamo come, perché andremo poi nella lettura a discernere un pochettino. Vi ricordo, stando oramai agli inizi di settembre, che sono aperte le iscrizioni sia per i corsi di risveglio della coscienza, primo, secondo e terzo modulo, che per il corso di cristianesimo esoterico. Dal 20 circa di settembre parte il primo anno o primo modulo del corso di risveglio, e se non ricordo male, il 28 circa di settembre, insomma, andate a rivedere tutte le date nel dettaglio. In una giornata sola si svolge invece il corso di cristianesimo esoterico, che si svolge in una giornata sola per rispondere ad alcuni di voi quando mi scrivete delle mail, perché è un corso che si svolge in 5 ore, 3 più 2, 3 la mattina, 2 il pomeriggio, che sono più che sufficienti, perché vedrete che vi verranno date una mole di informazioni, soprattutto a livello spirituale, non solo mentale, che poi vanno digerite, elaborate. Quindi vi assicuro che 5 ore di corso di cristianesimo esoterico non sono poche. Quindi il corso di cristianesimo esoterico è di una giornata con 2 ore di pausa pranzo. Tutti i miei corsi si svolgono online, quindi non vi potete sbagliare, tutti i corsi si svolgono online. E poi inizia sempre a settembre, subito dopo il 20 di settembre, ma trovate tutto nei link presenti nell'info box qua sotto, anche il primo anno del corso di risveglio, e poi partirà a novembre il secondo anno e poi il terzo anno, così via. Quindi, insomma, ma trovate tutte le informazioni dettagliate nei link presenti nell'info box qua sotto. Andiamo ora a leggere Luca capo quarto, versetti 38-44. E uscito Gesù dalla sinagoga, entrò nella casa di Simone. E la suocera di Simone era stata presa da grossa febbre. Simon Pietro, no? Sapete, Simon Pietro, e la suocera di Simone era stata presa da grossa febbre, e a lui la raccomandarono. Quindi la suocera di un suo discepolo. Quindi il maestro Gesù Cristo, qua subito ci fa intendere Luca che il maestro Gesù Cristo era avvezzo alla guarigione e aiutare a stimolare la guarigione interiore ed esteriore dei malati anche prossimi, vicini a lui, come la suocera del suo discepolo. Ed egli, chinatosi verso di lei, fe comando alla febbre, e la febbre la lasciò. E subito, levatasi lì, andava servendo. Allora, voglio soffermarmi subito su questo aspetto che mi stimola tante riflessioni spirituali con voi. Luca è molto diretto in questo versetto. Dice: ed egli, il maestro Gesù Cristo, chinatosi verso di lei, quindi ci aiuta a immaginare come è avvenuto l'episodio. Chinatosi verso di lei, fe comando alla febbre, e la febbre la lasciò. Quindi il maestro Gesù Cristo si è chinato verso la suocera e la guarì. Perché la guarì? Come la guarì? Ovviamente non sappiamo come nel dettaglio della tecnica, ma non ci interessa. A noi interessa come esoterismo, non tanto la tecnica esoterica, ma ciò che c'è di spirituale dietro la tecnica esoterica. Anzitutto il gesto: il maestro Gesù Cristo si chinò come per avvicinarsi e concentrarsi, e poi gli tolse il male, gli tolse la febbre. È importante comprendere che il Maestro Gesù Cristo toglie il male, lo estrapola. Perché mi soffermo molto su questo? Perché, come vi ho detto spesso nei video che trovate in questo canale, nella playlist dedicata alla guarigione esoterica, il male ha sempre una radice prima interiore e poi esteriore. Non esiste nessuna malattia di nessun genere, dalla più lieve alla più forte, che non abbia una concausa spirituale, cioè che non abbia una
crepa del corpo astrale, che non abbia una ferita astrale. Ferita astrale che può provenire anche dal corpo causale, quindi dalla vita precedente, sì, vero, oppure da questa, cambia poco. Se io non vado a lavorare su questa ferita astrale, che può essere di questa esistenza o di quelle precedenti, io la rimanifesterò per poterci lavorare sopra sotto forma di disturbo fisico. Della serie non si scappa e della serie in un modo o nell'altro devo trasformare. Nel momento in cui avviene la guarigione, ipotizziamo che avvenga la guarigione, nel momento in cui avviene la guarigione, vuol dire che io non ho più bisogno di quell'evento perché ho già trasformato tutto il trasformabile. Quindi quando qui dice che il Maestro Gesù Cristo si chinò, fece comando la febbre la lasciò, è proprio perché la febbre è l'emblema, è la rappresentazione di un disagio spirituale. Ciò che se n'è andato via dal corpo di quella donna è il disagio spirituale con cui essa conviveva. È la ferita spirituale con cui essa viveva. Andiamo avanti, versetto 40. Tramontato poi il sole, tutti quelli che avevano malati di questo e di quel malore li conducevano a lui. Tutti quelli che avevano malati di questo e di quel malore li conducevano a lui. Cioè qualunque forma di malore, cioè di malessere fisico manifestassero, Maestro Gesù Cristo agiva sempre a livello spirituale. Era un grande guaritore il Maestro Gesù Cristo, ma per guaritore si intende colui il quale anzitutto indaga l'animo dell'individuo. Non è mai una guarigione solo esterna, fisica, visibile, anzi è interna e poi semmai conseguentemente esterna. Quando vi è una guarigione si è trasformato un pezzo in genere molto, molto, molto pesante del proprio karma. Cioè parliamo non di un mal di testa, quando ci sono malattie molto importanti, quella persona sta trasformando il suo karma più pesante, probabilmente il più pesante. Perché rimanere incarnati nella materia con una malattia che ti limita nelle scelte e nei movimenti, ad esempio, significa davvero andare profondamente a ripulire il proprio karma. Quindi è una grossa occasione di pulizia. So che è difficile viverla quando si è all'interno della malattia da questo punto di vista qua, ma noi leggiamo il Vangelo anche per fare lo sforzo di comprendere il rapporto tra guaritore e malato, tra guarito e malato e tra ciascuno di voi e la malattia. Spesso sento dire ci si ammala di più adesso che 50 anni fa perché è maggiore l'inquinamento, perché le acque sono contaminate, l'aria è contaminata, il suolo è contaminato. Anzitutto la terra non è tanto il problema di contaminazione o non contaminazione, il problema è che la terra, il problema è che la terra evolve perché ha una coscienza propria. Come tale, così come evolvete voi e trasformate il vostro karma anche passando attraverso problemi, ostacoli, malattie, così fa la terra. Quindi la terra non peggiora, la terra evolve, è diverso. Che poi noi la viviamo come un peggioramento perché non possiamo andare in vento al mare perché si è abbassato il livello del mare o perché il mare è sporco, quello è perché noi abbiamo anche bisogno di appagare chi non ha fatto il lavoro su di sé, una certa forma di egoismo. Un bisogno, non riesco ad appagare quel bisogno, quindi sicuramente quell'evento è sbagliato. Ma io devo riuscire ad avere, io che faccio il lavoro su di me, devo riuscire ad avere una visione più ampia, più distaccata, più lontana e una visione a 360 gradi. Cioè una visione che mi permette di dire così come io la mia coscienza, la terra la sua coscienza. E come tale evolve. Evolvo io, evolve il pianeta. E io evolvo anche grazie attraverso il pianeta in cui mi sono incarnata e che ho scelto. Perché l'ho scelto io questo pianeta.
Tramontato poi il sole, ci dice Luca, tutti quelli che avevano malati di questo e di quel malore ricondicevano a lui, l'abbiamo detto. Quindi Maestro Gesù Cristo ha guarito non solo la suocera di Simon Pietro, ma tanti altri malati, di cui non si esprime il nome, perché il messaggio che vuole dare Luca, ammesso che conoscesse i nomi dei suddetti malati, ma il messaggio qui che vuole mandare Luca è che il focus, uno dei focus principali della missione svolta dai 30 ai 33 anni del Maestro Gesù Cristo era quello di aiutare le persone a guarire. E questo è valido ancora oggi. Anche oggi, se noi ci mettiamo in contatto con i piani superiori dell'esistenza, con tutti i metodi e la nostra coscienza che avete finora imparato qui su questo canale, se noi impariamo a ritornare in contatto col nostro vero sé e quindi anche con Dio da cui proveniamo, di nuovo ogni giorno e ogni istante si può riverificare il miracolo della guarigione del Maestro. Sempre se noi siamo pronti e se abbiamo trasformato tutto quello che c'era da trasformare, perché se io non guarisco è perché evidentemente ancora devo finire di trasformare degli aspetti di me. Non è un problema, cioè abbiamo tante vite davanti, che fretta c'è. Però capite che noi ad oggi, ogni giorno, possiamo attingere a una guarigione, che però non è solo fisica, è anche la guarigione dello spirito, la guarigione anche del piano mentale, la guarigione del piano emotivo. Cioè Dio è qui per noi attraverso il Maestro Gesù Cristo. Quindi entrare in un santuario, entrare in un posto sacro, raccogliersi in silenzio, raccogliersi in preghiera, percepire il contatto con i piani superiori dell'esistenza, è questo ciò che serve all'uomo di oggi. E uscivano da molti i demoni, gridando e dicendo: tu sei il figlio di Dio, ma egli sgridandoli non permetteva loro di dire che sapevano essere lui il Cristo. Qui il Maestro Gesù Cristo, tutti i malati riconoscono in lui Cristo, ricordate, Gesù è il corpo, Cristo è l'anima, riconoscono in lui l'essenza cristica, cioè l'anima. Perché vedevano che tutti i demoni, torniamo al discorso della guarigione fatta all'inizio, uscivano dai loro corpi. Questo è fondamentale, perché tutti i demoni uscivano dai loro corpi, significa e ci conferma Luca il fatto che dietro ogni malattia c'è un disagio spirituale. Però il Maestro Gesù Cristo, che era pronto ad evangelizzare per tutta la durata della sua missione, che appunto è triennale, il Maestro Gesù Cristo non permetteva loro che si diffondeva, che si diffondesse il messaggio che lui era il Cristo. Questo perché? Perché in un contesto di presa di coscienza e di guarigione sicuramente non è necessario, come dire, come diremmo noi oggi, mettere i manifesti, perché mettere i manifesti è di nuovo la conferma e la trappola che abbiamo bisogno di una conferma dall'esterno. Quando noi abbiamo bisogno di conferme dall'esterno, quindi di alimentare ulteriormente il nostro ego, non vediamo l'ora di dire ciò che accade e come accade. Entriamo dentro e non stiamo sempre all'esterno di noi. Questo gli fa capire il maestro. E fattosi giorno si partì per andare in luogo deserto e le turbe lo cercavano e arrivarono fino a lui e lo ritenevano perché non si partisse da loro. Ma egli disse loro: bisogna che anche alle altre città io evangelizzi il regno di Dio, dappoiché per questo sono stato mandato, e predicava nelle sinagoghe della Galilea. Quindi il Maestro Gesù Cristo predicava nelle sinagoghe della Galilea, ma anche nei luoghi aperti, negli spazi aperti. Per il Maestro importante era evangelizzare e predicare. La predicazione e l'evangelizzazione non sono esattamente la stessa cosa. Evangelizzare significa proprio diffondere il messaggio del Vangelo. Predicare è farlo, è più la modalità con cui avviene questa evangelizzazione. E predicava all'aperto, al chiuso, sempre circondato per il suo grande magnetismo da molte persone che, immaginate, no? Si incarna un maestro e l'ascoltavano con fascino, con magnetismo, con stupore, ma anche con grande slancio.
Oggi diremmo che gli incontri del maestro erano incontri di successo. Perché? Perché le persone avevano bisogno del suo messaggio, avevano bisogno della sua evangelizzazione, ma questi maestri di Shambhala lo sapevano benissimo. Non a caso hanno mandato il maestro Gesù Cristo qua sulla terra, come poi riaccadrà con il ritorno di Cristo, proprio per sostenere, aiutare e guarire coloro i quali erano pronti a fare un ulteriore salto di coscienza. Vedete Luca, voglio fare questa osservazione, quanto è dettagliato la capacità del Vangelo di Luca è quello di essere dettagliato ma non monotono, cioè Luca riesce a farti entrare nella visione. Era un abile scrittore, riesce a farti entrare nella visione dell'accadimento. Quindi tu ti immagini davanti l'evento, come accade, proprio come accade nel dettaglio e le dinamiche, anche come le persone si interagiscono tra di loro e si relazionano tra di loro. Ecco, Luca era un abile scrittore e se dobbiamo trovargli una virtù era sicuramente quella di saper scrivere. E infatti è un grande testo quello di Luca, a volte alcuni passaggi comuni anche agli altri Vangeli, se non sono chiari, li si va a chiarire proprio nel Vangelo di Luca. Scrivetemi qua sotto nei commenti cosa ne pensate del passo di oggi, cosa ne pensate delle guarigioni, se magari nella vostra attuale esistenza avete avuto prova e opera di queste guarigioni che sono partite prima dallo spirito per poi passare al corpo e vi ringrazio come sempre per l'ascolto e per l'attenzione. Vi lascio col motto che ho fatto mio. Non bisogna cercare di curare il corpo senza guarire l'anima. Ciao e tanto bene. Ciao.